Rinfrancata dalla vittoria ottenuta contro il Grottaglie, la Cavese si presentava al Miramare per bissare l'exploit di 8 giorni fa e portare a casa l'intera posta in palio. Obiettivo centrato e ottenuto meritatamente, ma con non poche difficoltà. Nonostante il successo, infatti, i metelliani hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sui sipontini rimasti anche in 10 per buona parte della ripresa. La Cavese mostra subito le sue intenzioni. 2 giri di Lancetta e De Stefano, che nella tre quarti ruba palla alla difesa e una volta al limite si porta al tiro. La palla esce di poco fuori alla sinistra di De Gennaro. La supremazia della squadra metelliana appare netta e all'ottavo, su un'azione di rimessa, De Stefano arriva sull'out sinistro sipontino e serva l'indietro per De Rosa, che da centro aria fionda in porta. La difesa si salva in angolo. Sulla conseguente azione dalla bandierina ancora De Rosa, che si porta al tiro dal limite, la palla finisce di poco a lato. All'11° la Cavese passa in vantaggio. Platone guadagna un calcio di punizione al limite dell'area in posizione centrale, che De Rosa magistralmente trasforma piazzando la palla nel 7 alla sinistra di De Gennaro. Il Manfredone si affaccia dalle parti di Napoli al 28° con un calcio di punizione di Bozzi, ma la palla finisce sul fondo. Sul rovesciamento di fronte al 29° De Rosa si imbola sul filo del fuorigioco e una volta al tu per tu con De Gennaro prova a piazzare il colpo di fine con un tiro d'esterno destro a giro, ma l'estremo difensore locale si allunga più che può e allontana la sfera evitando il raddoppio. La Cavese alla mezz'ora inspiegabilmente cala, il Manfredonia ne approfitta e al 35° pareggia le sorti dell'incontro. Rizzi se ne va sulla sinistra, una volta sul fondo mette in mezzo. La sfera attraversa tutta l'area e arriva a Molenda, che tutto solo insacca le spalle di Napoli. 1-1 e punteggio ristabilito. Rinfrancati dalla rete e sulle ali dell'entusiasmo, i sipontini chiudono i metelliani nella propria tre quarti, rendendosi pericolosi al 37° ancora con Colombaretti, con un tiro cross dalla sinistra che sfiora la traversa. I restanti minuti sono tutti di marca locale. La squadra di Mister Vadacca cerca di piazzare il colpo del KO, ma la Cavese regge. Dopo 3 minuti di recupero si va a riposo. Nel secondo tempo Mister Agovino manda in campo Luigi Palumbo dall'inizio per vivacizzare la manovra d'attacco. Le due squadre sembrano più convinte rispetto al primo tempo e ci prova per primo il Manfredonia, che si porta al tiro con Bozzi al 47°. Napoli para a terra. La Cavese risponde al 49° con De Rosa, che dal limite prova la conclusione. Vergori ci mette la testa, la palla prima finisce sul palo, poi di nuovo sulla testa del difensore che la manda in angolo. La partita ora è più piacevole e procede con rapidi rovesciamenti di fronte. Al 52° i locali reclamano un rigore per un fallo di mano di Varchetta. Calcio di rigore però che l'arbitro concede a favore dell'Aquilotti al 57° su un atterramento dubbio di Gentile ai danni di Palumbo. Il Manfredonia nell'occasione rimane in 10 per l'espulsione dello stesso Gentile, già ammonito in precedenza. Dagli 11 metri De Rosa non fallisce e insacca per l'1-2. Nell'arco di 4 minuti i giocatori del Manfredonia reclamano per un almeno 2 falli da rigore, che l'arbitro non concede, ma al 72° Marzullo sfiora Rizzi, che cade in aria e stavolta l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si incarica della battuta Vergori, Napoli intuisce il tiro e mette in angolo. Mister Agovino manda in campo anche Suriano per Platone, schierandosi così a trazione anteriore, scelta che premia il tecnico Glotto all'80°. È proprio il nuovo entrato, Suriano, infatti, che dopo un'azione di contropiede piazza la palla dell'1-3 su assist di De Rosa. Partita chiusa, risultato in cassaforte. La gara volge al termine senza altre azioni degne di nota, fino al 93°, quando il Manfredonia segna il gol 2-3 con la Forgia. La Cavese spugna il Miramare e porta a casa la seconda vittoria consecutiva del nuovo anno. Domenica prossima, appuntamento a Lamberti con il Taranto.